siamo sotto il monumento a Giordano Bruno, un grande che era più grande del rogo che l'ha bruciato. Intendiamo dire che all'epoca il primo che sgarrava finiva a rogo. Qui invece ci troviamo di fronte a un personaggio il quale invece era un grandissimo vincitore, un anticipatore dei tempi. Tant'è vero che quelli che l'hanno ucciso hanno fermato l'evoluzione dell'umanità per almeno 200 anni. È bene che lo si sappia. Quando si dice che Giordano Bruno è espressione del libero pensiero, si dice un qualcosa di estremamente minimale rispetto a quello che ha rappresentato la filosofia di Giordano Bruno, che riprende in pieno e in termini molto più moderni, molto più attuali del 600, ma attuali anche oggi, la filosofia del neoplatonismo, che fu quella che rappresentò l'esplosione rinascimentale italiana, la grandezza dell'Italia, il neoplatonismo. Siamo qui sotto e ne approfittiamo per ricordare un altro grandissimo vate, che niente un po' di meno è Gabriele Nannunzio, la cui la cui 150esimo anno dalla nascita è stato festeggiato qualche giorno fa. E per farlo ricordiamo la sua grande impresa, che è stata quella della spedizione di Fiume. Volo su Vienna è un'impresa spettacolare. Mentre l'impresa di Fiume ha portato la carta del Carnaro. La carta del Carnaro è la costituzione, la più grande espressione del pensiero liberale socialista. Esattamente, ma non mettiamocelo liberale, che non so, suona male. È liberale in senso ampio, nazionalsocialista, diciamo, è più pertinente. Questo bellissimo libro, che è del grande storico Renzo De Felice, grande, riporta i due testi fondamentali, che sono quello di Alceste De Ambrisi e di Gabriele D'Annunzio. Diciamo che la sostanza del pensiero che ha portato a quella grandissima forma costituzionale è di Alceste De Ambrisi, un nazionalsocialista, sindacalista nazionalsocialista. La carta del Carnaro rappresenta effettivamente un momento storico di estrema importanza, tant'è vero che si cerca in tutte le maniere di dimenticarlo. Di questo, occultarlo più che dimenticarlo. Sì, di dimenticarlo, occultarlo, e nessuno gliene frega un cazzo, ma come sempre l'abbiamo detto più di una volta. La verità emerge per forza sola. Esatto, le cose grandi sono italiane. Lo ripetiamo, l'abbiamo detto qualche giorno abbiamo fa. Abbiamo sentito quello che dicono quelli dell'Istituto Russo di Cultura e Scienza. Esattamente. Ci abbassa e avanza. Esatto. di recente proprio c'è stato il brevetto che gli Stati Uniti hanno rilasciato sulla fusione fredda, che è una creazione puramente italiana. Dobbiamo dire, non è che preeminentemente italiana. Quindi la grandezza è sempre italiana, nasce qui in questo stranissimo paese. E uno dei grandi, dei più grandi dell'umanità è proprio quest'uomo qui, Giordano Bruno. Ma io voglio leggere un pezzettino che è veramente sorprendente. Non solo a Fiume hanno fatto questa Costituzione, che ho detto alla base, poi fu abbellita, arricchita, letterariamente resa consistente da Gabriele D'Annunzio. Ma c'erano dei progetti che nascevano in quel crogiolo ideale. C'erano tutto. Ma sentite questo. Riferendomi, e si tratta di praticamente un progetto Lega di Fiume, e questa è una lettera che è stata presumibilmente scritta, una lettera o una nota che è stata presumibilmente scritta da Alceste De Ambrisi. Riferendomi alla prima nota del 22 marzo e dalla conversazione che ebbi l'onore di avere col comandante in proposito insieme a Mohamed Salem Bey, lui lo chiamava il comandante? Sì, tutti lo chiamavano il comandante.
il 23 corrente mese. Mi pare che il lavoro preparatorio alla convocazione della Lega di Fiume, attenzione, altro che Lega delle Nazioni, sia ormai su una buona strada. Mohamed Salem ci ha promesso di portare a Fiume entro pochi giorni dei delegati indiani e irlandesi. Siamo negli anni 20. Cosa significava all'epoca? Altro che Lega delle Nazioni, completamente in mano agli usurai anglo-americani. No, diciamo del Sion. Appunto. Che insieme ai nostri amici egiziani e a rappresentanti fiumani e dalmati potranno prima di Pasqua ancora riunirsi a Fiume sotto la presidenza del comandante Gabriele D'Annunzio. Non è impossibile che io riuscissi a indurre il mio eminente amico Alberic de Waerte, uno dei capi più in vista del movimento fiammingo nel Belgio, a recarsi in Fiume per questa circostanza. Se il comandante lo credesse opportuno e se si potesse agire con rapidità, rappresentanti dei separatisti croati, franchisti, dei popoli montenegrini e albanese, nonché dei comunisti ungheresi, potrebbero forse partecipare al convegno. Siamo finalmente in un momento in cui rossi e neri camminavano assieme per la vera, autentica rivoluzione. Perché i valori umani non c'hanno destra e sinistra. Esattamente. La destra e sinistra l'hanno inventata apposta per inibire queste iniziative. In seguito alla lettera mandata oggi a Berna, è lecito sperare nell'adesione della Turchia. All'adunanza preparatoria verrebbe composta nel modo seguente: adesioni sicure, fiumani, isolani, sono le isole attorno a Fiume, dalmati, egiziani, indiani, irlandesi, adesioni probabili, croati, montenegrini, albanesi, ungheresi, adesioni possibili, fiamminghi e turchi. Che visione eccezionale, che visione sostanzialmente veramente rivoluzionaria, mettere assieme internazionalista questi popoli che rivendicavano contemporaneamente i loro diritti come popoli e i diritti per le loro nazionalità. Questa si chiama veramente una forma di unione in termini nazionalsocialistici, in alternativa alla Lega liberal sionista, che era la Lega delle Nazioni, poi tramutata nell'ONU. Per concludere questo discorso, ne riprenderemo degli altri molto interessanti, abbiamo qui un libretto, pillole situazioniste, scritto da tale Marco Sommariva, che ha raccolto alcune pillole di pensiero di pensatori veramente fuori del normale. Leggiamo alcune frasi di un grande che è George Orwell. Uno dei più grandi del moderno, George Orwell, dell'epoca moderna. Leggiamo solo alcune cose, ma è veramente potere e controllo. Le masse non si rivoltano mai, ricordiamocelo bene, le masse non si rivoltano, quelli che aspettano la rivoluzione che gli venga in bocca, non arriverà. Le masse non si rivoltano mai di propria iniziativa, né si rivoltano soltanto perché sono tenute in oppressione. In realtà, se si impedisce loro di fare paragoni con altri strati della popolazione, non arrivano mai nemmeno ad accorgersi che sono oppresse. Questo è del famoso libro 1984. Il potere significa il potere sugli uomini, sul corpo, ma soprattutto sulla mente. 1984. I maiali sono più maiali, esatto, degli altri. Il potere consiste nell'infliggere la sofferenza e la mortificazione. Il potere consiste nel fare a pezzi i cervelli degli uomini e nel ricomporli in nuove forme e combinazioni di nostro gradimento. 1984. Quando noi ci chiediamo, scritto nel 1947-48, dopo l'esperienza della guerra, dopo l'esperienza per lui tragica della guerra civile in Spagna, dove ha capito l'antifona, e dopo alcuni pernottamenti, diciamo pernottamenti nella Russia comunista, pernottamenti perché diciamo andava e veniva. E ricordare che il potere
significa infliggere sofferenza e dolore ai sottoposti. Quando noi ci meravigliamo che l'attuale potere infligge dolore e sofferenza, lo fa di proposito. Uno non può mai sperare da chi ha detto. O al limite come effetto collaterale inevitabile. Esattamente, uno non può mai sperare che gestisce il potere abbia clemenza. La clemenza indebolisce il potere. Proseguiamo, perché dobbiamo arrivare a una conclusione interessantissima. Il pesante lavoro manuale, le cure della casa e dei bambini, le liti coi vicini, il cinema, il football, la birra e soprattutto il gioco completavano l'orizzonte dei loro cervelli. Mantenere uno stretto controllo su di essi era facilissimo. 1984. Cioè è quello che succede oggi. È esattamente quello che succede oggi. No, ma il bello è che uno gli dice guarda che sei schiavo, sì. Guarda che c'è un'alternativa. Sì, non te credo, non te credo. No, ti dico che sei matto. Sì, sì, appunto. Che non è vero. Anzi, ringrazia Dio che non ti ammazza. Attenzione, questa è una delle frasi più importanti e qui la ripetiamo. Chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Infatti. Chi controlla il presente, controlla quindi sono tutto. Tutte le falsità che hanno scritte sull'ultima guerra. Una miriade di aforismi, ma esattamente, proprio avanti. Esattamente. Allora, ultima annotazione che è molto importante riguarda il grande, anche questo è un grande, veramente un grande fuorilegge del pensiero, Wilhelm Reich. Ma è bello perché lui si scatenava contro il fascismo e quant'altro e vediamo che cosa è successo, no? In psicologia di massa del fascismo tratta invece la sessuofobia dell'estrema destra e le motivazioni del nazifascismo. L'avvento di Hitler costringe Reich a riparare in Danimarca e in Norvegia, dove riesce a riorganizzare le sue ricerche. Reich, già espulso dal movimento psicanalitico nel 1934, con la nuova disciplina creata. Non era d'accordo con la corrente accademica. Appunto. Chissà come, di sempre di quella ideologia. La sua era la vegetoterapia. Rompe definitivamente con Freud e con tutta la congrega ideologica e razziale che circondava Freud. Comincia così a contare fra i suoi nemici, oltre ai nazisti e stalinisti, pure gli psicanalisti. Ti metti contro il sistema, ce l'hai tutti. Ti immagini, vai a rompere i coglioni ai psicanalisti, che erano i nuovi sacerdoti, no, i nuovi preti. Bravissimi, i sciamani. Esattamente. Anche a causa di questi ultimi lascia l'Europa e si trasferisce negli Stati Uniti. Qui, al momento dello sbarco, viene internato, ironia della sorte, come sospetto nazista. Così a dare gli stati uno stronzo. Allora, il 3 novembre 1957 muore in un carcere degli Stati Uniti, dove, per cercare di abbreviare la pena, aveva accettato di sottoporsi alla sperimentazione di nuovi farmaci. Guarda, più di così. Bello, più, proprio vittima del sistema. Guarda, vittima del sistema. Quello che l'aveva, ma nella sostanza, perché le opere quello del Reich. Martire vero. Le opere del Reich sono veramente rivoluzionarie. Martire della filosofia. Ma la differenza che c'è, appunto, tra il pensiero innovativo e rivoluzionario e il carattere delle persone che non riescono a capire, non riescono ad andare fino in fondo, scappa dal nazismo e va negli Stati Uniti e dice questa è la libertà. Dove c'è la statua della libertà, cioè 11 anni di chiuso Ezra Pound in manicomio criminale per essere stato un traditore degli Stati Uniti, esatto. No? Ma che cosa ha tradito? Erano 40 anni che non stava più negli Stati Uniti, oltretutto. Una delle versioni sul suo decesso vuole che sia rimasto vittima di questa scelta. Il suo ultimo manoscritto viene distrutto, tanto per cambiare, guai, capito? Noi non sono i preti che bruciavano i manoscritti degli eretici. O i nazisti, appunto. No? Ah sì, i roghi nazisti. Del pensiero reichiano va ricordata l'insistenza su una profilassi psicofisica attuata fin dall'infanzia e fondata su presupposti libertari. È vero che va contro il sistema di indottrinamento e lavaggio del cervello che questi stanno facendo a man bassa, non solo, ma anche con psicofarmaci, i psicofarmaci che danno bambini, perché non basta il lavaggio del cervello.
Ciò che resta dei Reich è soprattutto la decisa presa di posizione a favore di una psicoterapia elevata e a strumento di liberazione individuale e sociale, mentale e fisico, di matrice schiettamente antiautoritaria, attualissima, visto che viviamo in un'epoca che ripropone la terapia elettroshock convulsiva come sistema curativo. Più di così io non so cosa possa dire. Impariamo la lezione, amici. No, ma il discorso è molto più ampio. Come considerazione finale, vado solo a dire, come ho detto un attimo fa, che ciascuno, quando nasce, mi diceva mio suocero, quando uno nasce tondo non può morire quadro. Esattamente. O viceversa. Esattamente. Cioè, se sei di una determinata indole, vai fino in fondo pur sapendo di andare a morire, come tanti che hanno preso una scelta, tipo Don Gallo, per esempio, ieri, no? Che è contrariamente, è un personaggio contrario in tutto e per tutto a noi, ma persona di grande spessore e coerenza morale, spessore di ogni tipo di qualità. Esattamente. Quindi insomma è un personaggio che sicuramente farà lustro agli italiani. Esattamente. Anche in futuro. Esattamente. Allora, quindi, nel riproporre l'immagine di Giordano Bruno, vogliamo ricordare un aspetto che pochi sanno. Giordano Bruno fu bruciato, cioè accelerarono la sua condanna, perché l'ambasciatore di Francia, che stava qui di dietro, cioè, fai vedere il vicolo, sì, si era lamentato del puzzo di bruciato di quelli che bruciavano qua. A questo proposito, allora giustamente c'era non chi si schifava che bruciassero le persone, gli uomini, gli individui. No, sentivo il puzzo. No, perché allora che cosa hanno fatto? Siccome era fastidioso questo puzzo, a un certo punto hanno pensato bene i nostri cari preti. Esatto. Nel 1600, quando il fuoco divampava la grande. Divampava veramente tanto, tant'è che hanno ammazzato 25 milioni di persone in tutta Europa, questo puzzo era sgradevole, hanno pensato di andare a raccogliere il finocchio selvatico, da lì la nomea finocchio, perché buona parte di questi finocchiati erano froci e quindi da frocio a finocchio. Esattamente. Per dirla tutta. Vedi la storia dell'umanità, quant'è interessante a studiarla nella sua essenza. E con ciò salutiamo i nostri amici. Ciao ragazzi, ciao a tutti.